Salve a tutti, qui Antonio Cianci, il Raccattafilm Alta Parsival per voi, con un paio di riflessioni su Inferno di Ron Howard, in uscita il 13 ottobre nelle sale italiane. Premessa, non starò qui a giudicare i trailer rilasciati in questi mesi, anche perché non voglio rovinarmi la visione del film con già delle scene chiavi impresse nella mente. Non è questa la sede per i trailer reaction e quant'altro. Prodotto ancora una volta da Ron Howard assieme alle Imagine Entertainment di Brian Glazer, Inferno ha di nuovo come protagonista il professor Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks, questa volta sulle tracce di una serie di indizi legati al grande poeta Dante Alighieri. Langdon si risveglierà in un ospedale italiano colpito da amnesia, si affiderà alle cure mediche di Sienna Brooks, Felicity Jones, per recuperare i suoi ricordi. In una frenetica corsa contro il tempo, che ha per sfondo l'intera Europa, cercheranno di sventare un mortale complotto. Non voglio rivelare ulteriori dettagli. Mettiamo sulla bilancia tutti e tre i film appartenenti a questo franchise di adattamenti filmici dei romanzi di Dan Brown. Un parere a caldo sui primi due e poi quello che ci dovremmo aspettare dal terzo film. Allora, con Codice da Vinci si ha a che fare con un thriller ben scritto ma prolisso nei tempi, della durata di oltre 2 ore con degli intermezzi piuttosto fiacchi. Ancora oggi si presenta come un maestoso complesso filmico molto fedele al racconto di Dan Brown ma priva di passione e ritmo. Ci si perde nelle fila di una trama senza pathos alla ricerca di una verità tanto attesa ma non ben rivelata. Angeli e Demoni è l'esatto opposto, un'adrenalinica pellicola serrata senza tempi morti, con dialoghi estremamente compressi, il tutto condito da qualche spigolatura storico-artistica. Si lascia spazio alle scene di inseguimenti e anche un attimo di respiro per soffermarsi su argomenti chiave e spunti di riflessioni come il contrasto scienza-chiesa, che hanno saputo dare un senso al film. Opere complesse, in alcuni punti davvero intricate, materiale da sintetizzare in 2 ore e qualcosa di film. Film che provano abilmente a nascondere mancanze e buchi in sede di sceneggiatura con il supporto dell'immancabile Hans Zimmer come compositore delle emozionanti colonne sonore e il sempre valido impatto visivo tra location suggestive e montaggio intrecciato. Da quel che ho potuto vedere di sfuggita, alcune immagini di Inferno sono davvero ben dirette con effetti speciali degni di nota e sicuramente il ritmo sarà sostenuto, proprio come è avvenuto con Angeli e Demoni. Aspetto fondamentale che viene sempre messo in primo piano, un cast, anche nel caso di Inferno, dal respiro internazionale. Ad affiancare Tom Hanks, dopo Audrey Tautou nel primo e Ayelet Zurer nel secondo, un'attrice che ha saputo farsi notare nell'attore del tutto con Eddie Redmayne, la dolcissima Felicity Jones, che sarà alle prese con ben 2 blockbuster quest'anno, Inferno appunto e come protagonista assoluta in Rogue One A Star Wars Story. A seguire i 2 Ifran Khan e Omar Sy, che si sono già cimentati nei territori dei film ad alto budget, specialmente in Jurassic World. Niente da dire sui villain, che nei precedenti episodi hanno sempre avuto modo di splendere e rubare la scena a tutti, dal duo Paul Bettany e Sir Ian McKellen in Codice da Vinci al camaleontico Ewan McGregor in Angeli e Demoni. Ora è il turno di Ben Foster, che si è già distinto in piccole e grandi produzioni, da Hostage con Bruce Willis fino al più recente Warcraft di Duncan Jones. A differenza degli altri 2 film, questa storia sarà particolarmente incentrata sul personaggio di Hex. E a detta del regista, è uno spunto di base fresco e originale. La battaglia di Langdon con gli episodi di amnesia durante la sua missione ci è sembrata un'opportunità molto interessante e divertente per Tom Hanks e la sua interpretazione. Ecco, a mio modo di vedere, Langdon questa volta fa parte del mistero. Non svolge il compito di semplice osservatore. Un elemento questo da tenere in considerazione e che può conferire un taglio da thriller psicologico non indifferente al film, rendendolo diverso dai precedenti. Inoltre, la componente storica scelta da Dan Brown è l'Inferno di Dante, quindi questa volta Ron Howard come regista può mettersi davvero in gioco, con immagini e suoni vividi, originali, stili particolari da utilizzare. Una sfida creativamente molto intrigante per lui e l'intero staff tecnico e artistico dietro la lavorazione del film. Auguriamo il meglio per questo terzo e probabilmente ultimo conclusivo capitolo. Non vedo l'ora di mettere le mani su questo film e cimentarmi nella mia solita recensione di 5 minuti.
Comunque ricordiamo ai gentili spettatori che Inferno uscirà nelle nostre sale settimana prossima, giovedì 13 ottobre. Qui Antonio Cianci, Raccatafilm a Caparsio alla finito, mi raccomando, nella descrizione video link che riportano alla pagina Facebook e al sito web ufficiale della mia redazione Lato Nero della Forza. Opinioni? Pareri? Aspettative? Ci becchiamo qui sotto nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!